noi ci dobbiamo ribellare. Ci dobbiamo ribellare i minatori, Meridiana, i pastori, tutti quanti. Dobbiamo dare un colpo vero e proprio a questa Sardegna. Ci troviamo a Lula, paese della provincia di Nuoro. Qui da 5 giorni i 7 minatori dell'IGEA, società in house della Sardegna, sono asserragliati in un pozzo a 80 metri di profondità. Protestano perché da 5 mesi non ricevono lo stipendio e perché le condizioni della società risultano più che mai incerte. 25 operai di Lula e 240 lavoratori dipendenti del settore minerario in Sardegna, in grave difficoltà per una nuova avvertenza che si apre in questa regione. Andiamo a conoscere direttamente dalla viva voce del sindaco Mario Calì, anche lui dipendente dell'IGEA, qual è la situazione che si respira in questi giorni. Devo passare dagli annunci ai fatti. Qui si dice, ma non si fa. Cioè, da una parte si dice che si vuole salvare l'IGEA, però dall'altra parte non si fa un'azione dove IGEA si dia un segnale che si vuole salvare. Io l'ho già detto, qui sono le condizioni per ripartire l'IGEA. Qui siamo talmente un numero esiguo ma operativo, dove noi dimostriamo, e lo vogliamo dimostrare perché noi siamo in grado di farlo, dove IGEA, dove sono le condizioni, opera e opera anche bene. E testimonianza ne è tutto questo sito. Stare qui cosa significa? Certamente non stiamo molto bene perché qua siamo già alla 5ª notte che passiamo qua dentro e quindi stiamo male, però stiamo male ma convinti che domani, sperando su questa benedetta riunione, si risolva qualche cosa in assessorato, se no altrimenti noi non usciamo da qua. Continuiamo la nostra lotta e vediamo cosa fare dopo domani. Vediamo anche cose eclatanti. Cosa rappresenta il sito di Sosennato per il territorio? Il territorio è stato la miniera di Sosennato, è stata l'economia del paese, quindi ha girato sempre sull'economia del paese la miniera di Lula. Quindi deve continuare sia per noi e per altri. Quanti mesi non ricevete lo stipendio? Siamo 5 mesi che non riceviamo lo stipendio, ma non è quello che ci interessa attualmente, adesso l'immediato, certamente gli stipendi, perché uno monoreddito, noi come siamo tutti quanti a monoreddito, è difficile, ma ci interessa soprattutto il futuro. 25 famiglie in ginocchio, quindi in questo caso? In questo caso certo siamo 25 famiglie in ginocchio, ma c'è tutto l'indotto intorno a noi. Oggi la solidarietà anche dei lavoratori di Meridiana. È stata una cosa molto commovente, perché anche loro stanno soffrendo come noi, loro hanno iniziato anche prima di noi. Comunque è stato, cercheremo di ricambiare, speriamo che anche loro risolvano la situazione in fretta, più fretta possibile. Sardegna che continua a soffrire, qual è il vostro appello? L'appello è a tutti i sardi, noi stiamo morendo, la Sardegna sta morendo, il nuorese sta morendo, tutti, ribadisco, il nuorese chiude un'azienda ogni giorno, dove andremo a finire? Dove sono i politici? Dove sono? Noi ci dobbiamo ribellare, i minatori, Meridiana, i pastori, tutti quanti. Dobbiamo dare un colpo vero e proprio a questa Sardegna. Il messaggio è di unire tutte le forze sarde contro le vertenze e contro l'attacco che è in atto sulla terra sarda. La stanno desertificando, per usare il termine che ha usato il collega che è qui giù in miniera, lo chiamo collega perché è un esubero come me, così gli hanno detto,
ma in realtà è la denuncia delle bugie che stanno dicendo a tutti i lavoratori, a tutti i sardi, non solo ai lavoratori. Il lavoro c'è, ci sono le risorse, c'è tutto. E questa crisi è solo, questa fantomatica crisi è solo una scusa per giustificare le loro azioni malsane. Il problema è, sia qui che nelle altre vertenze, un management malato, un management incapace. Questa è la realtà dei fatti. Qual è la speranza ora? La speranza è di denunciarli sicuramente. Ci sono tante azioni che si possono fare e che stiamo facendo. Abbiamo interessato la procura di Tempio per quello che riguarda noi. Adesso l'azione attuale è che stiamo unendo tutte le vertenze. Dobbiamo venire a conoscenza di tutte le problematiche a livello capillare e tecnico di ogni singola vertenza e saranno denunciate tutte, con i giornali, con la procura, in qualsiasi maniera. In qualsiasi maniera. Le nostre proteste, chi le ha seguite, sono state al momento pacifiche. Siamo disposti a fare qualsiasi cosa. La dottoressa Dell'Edda ci ha pregato anche di uscire, perché già qualcuno cominciava come situazione anche di a chi pressione alta, a chi aveva questione di congiuntivite e soprattutto qualcuno stava male anche di stomaco, anche, soprattutto per l'ansia. Poi ieri sera ancora un altro collega non si sentiva bene, abbiamo richiesto un altro medico, è arrivato, l'ha visitato, gli ha dato un po' di gocce e ha riposato bene almeno, e almeno ha riposato un po'. Avete avuto la solidarietà anche del minatore centenario di Lula? Quello è stato anche lì è stata una cosa commovente, lui non è riuscito, poverino, a scendere, 98 anni, non gliel'abbiamo neanche preteso. E abbiamo sentito per telefono tutti quanti, ci ha dato forza e noi di questo insieme, ma sono arrivati anche altri ex minatori che di questi li ringraziamo, ma tutta la popolazione di Lula e dintorni sono, c'è una solidarietà in me. Abbiamo mosso le acque, speriamo con un esito positivo. La regione si deve chiarire le idee, vedere se l'IGEA è una società capace e necessaria e quindi dotarla delle risorse finanziarie, ma non credo che la risposta arriverà domani, perché ci sono diverse problematiche anche di tipo burocratico e amministrativo. Hanno portato la società a una condizione proprio di non ritorno, quando una società riesce a far sparire anche il capitale sociale, non si può fare altro che portare i libri in tribunale. È chiaro che questa è una questione stata ereditata già dalla passata amministrazione regionale. Questa qua sta cercando in qualche modo di arginare, però la situazione non è delle più rose.